Ciao a tutti, in questo video vedremo il perché Ronaldinho ha salvato il Barcellona. So cosa stai pensando, in che senso Ronaldinho viene considerato il salvatore del Barcellona? Perché questo titolo è così importante? Vi spiegherò tutto nel dettaglio, intanto iscriviti al canale e partiamo. La nostra storia parte dal Old Trafford nel 2003. Sì, proprio quando il Manchester United batte in casa il Real Madrid per 4-3 nei quarti di finale della Champions League. Sì, esatto, la nostra storia inizia proprio da qui. E sapete perché? In quella partita due fenomeni si sono messi in evidenza. Il primo, Ronaldo il fenomeno, lo sapevamo già che era un fenomeno, segna ben 3 gol e tutto lo stadio lo applaude per una delle sue prestazioni migliori, eccezionali. Il secondo, David Beckham, segna i 2 gol finali per la vittoria del suo club, il Manchester United, proprio in casa al Old Trafford. Una delle partite più belle di sempre della storia della Champions. Un clima perfetto, uno stadio sincero e affettuoso, una vittoria incredibile contro i Galacticos. Molti chilometri da lì, per la precisione a Barcellona, la nuova presidenza del club locale, composta da Juan Laporta e il suo vice Sandro Rosell, vede la partita e pensano: cavolo, che per cambiare la storia del club, che in quel momento non stava passando momenti di gloria, dovevano investire. Il club aveva bisogno di giocatori come loro, come Ronaldo e come Beckham, di poter giocare su quei livelli visti al Old Trafford. Volevano partire alla grande e ridare al club del Barcellona veri campioni del calibro di Ronaldo e di Beckham, appunto. Infatti hanno puntato subito sul talento inglese per costruire una squadra intorno a lui. Sapevano che David voleva andare via dal Manchester, che il suo rapporto con Ferguson si stava sgretolando. Avevano addirittura fatto una promessa, quella che in caso di vittoria per la presidenza del Barcellona portavano David, insomma, come pilastro della nuova squadra. Così, dopo la vittoria elettorale, sono partiti subito per Manchester per trattare con i Reds. Il potenziale tecnico e d'immagine per il club sarebbe stato elevatissimo con il nuovo giocatore. Si poteva aprire una nuova era per la società. Insomma, tanta visibilità anche sul mercato asiatico, ancora poco esplorato dai catalani. Ma tutto andò a finire sul cesso, sì. La trattativa non decollò. David non ha nemmeno preso in considerazione l'offerta del club. Infatti era deciso ad andare alla squadra rivale, il nemico numero uno del Barcellona. Infatti era convinto di andare al Real Madrid per giocare nella squadra che in quel momento vinceva tutto, per giocare insieme a Ronaldo, Zidane, Raul, Roberto Carlos e tanti 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 altri. Il Barcellona si trovava in un periodo buio, lontano dalla corsa al titolo spagnolo, lontano da lottare per vincere una Champions, insomma una Champions che aveva vinto tanti anni prima, nel 92. Beckham non ha avuto dubbi e scelse la maglia bianca del Galacticos. Il Barcellona, con un deludente Riquelme, è arrivato soltanto al sesto posto in campionato. Una squadra triste, che aveva del potenziale ma poco appeal all'epoca. Ma Laporta aveva un piano B. Sì, ed è qui che entra Ronaldinho in questa storia. Una delle scelte più azzeccate di sempre, oggi a posteriori, siamo tutti d'accordo che il fatto che Beckham non sia venuto e al suo posto ci sia stato Digne sia stata la miglior cosa possibile, scelta possibile, straordinaria per il Barcellona. Ma all'epoca non era così evidente, anzi, sembrava appunto una scelta anche azzardata. Ronaldinho vestiva la maglia del PSG, aveva appena vinto il mondiale da protagonista, perciò non costava poco e per non bastare anche il Manchester United era sulle sue tracce, proprio per riempire il vuoto lasciato da Beckham. Ma alla fine, per 25 milioni, all'epoca erano tanti, Ronaldinho fu contrattato dal Barcellona, che diede subito al brasiliano la maglia numero 10, togliendola a Riquelme, che aveva deluso.
subito durante la prima stagione Ronaldinho iniziò subito a cambiare le sorti della squadra, boom boom boom, diventando da subito il protagonista, con tanti assist, giocate incredibili e gol, 22 gol e 14 assist in stagione, niente male. Così la società investì ancora 75 milioni sul mercato, sì, perché con questi ulteriori acquisti la rosa si stava evolvendo intorno a Ronaldinho, la guida tecnica assoluta, con gli arrivi di Larsson, Julie, Deco e Eto'o. È diventata una squadra straordinaria. Con i cambiamenti, dopo l'arrivo di Ronaldinho, il Barcellona, dopo 5 stagioni, vinse nuovamente la Liga, ripetendo l'impresa anche l'anno dopo. Vinsero anche la Champions League dopo 14 anni, con un Ronaldinho a fine stagione, pallone d'oro. Qualcosa di incredibile stava succedendo, con la crescita poi di Iniesta e Messi, il Barcellona è diventato per molti anni la squadra da battere. Meno male che c'è stato e è arrivato Ronaldinho lì. Chissà cosa sarebbe successo. Ancora oggi ringraziano il brasiliano per il suo contributo. 108 gol e 95 assist. Sempre importanti, fondamentali per la vittoria.